Oggi realizziamo gnocchi di patate. Quello che ci occorrono, semplicissimo: patate, uova e farina. Inizia, forza! Iniziamo a sbucciare le nostre patate, aiutandoci con un tagliapatate. Le nostre patate le abbiamo bollite, le mettiamo di sparte e mentre prendiamo 350 g di farina di semola facciamo una fontana sulla quale metteremo un uovo. Cominciamo a impastare. A questo punto prendiamo il nostro schiacciapatate sul quale andremo a mettere le nostre patate che abbiamo precedentemente bollite. A questo punto impastiamo assieme la nostra farina. Incorporiamo bene tutto. Se l'impasto risulta un poco duro, aggiungeremo un po' di acqua fresca. Abbiamo ottenuto il nostro impasto ben compatto e andremo a ricavare delle listarelle. Ci aiutiamo sempre con della farina. Lo spessore va bene così e ricaviamo dei piccoli pacchetti. Prendiamo una forchetta e formiamo il tipico livellamento. Queste palline le facciamo scivolare sulle rebbe di una forchetta e otteniamo la tipica forma dello gnocco. I nostri gnocchi sono pronti per essere cucinati. Bene, i nostri gnocchi cominciano a salire in superficie, significa che sono quasi pronti per la mantecatura. Li raccogliamo con una schiumarola e li mettiamo in padella, pronti per essere saltati. Aggiungiamo un poco del parmigiano. Saltiamo. E possiamo già impiattare. Magnifico.
buon appetito.